al mio e a tutti i papà del mondo. Padre mio, insieme a mamma, datore di vita e maestro, quanto bene ti ho voluto e ti voglio. Ora più che mai, pieno di anni e lividi dentro e fuori, lo so. Quanti momenti passati, sentimenti non detti, quando la notte mi carezzavi, bambino, mentre pensavi io dormissi. La tua lacrima furtivamente asciugata, mentre ripartivi in treno da Genova dopo avermi accompagnato all'università. Quando confidavi alla mamma la fierezza e le preoccupazioni del maresciallo dell'arma per quel figlio commissario di polizia, bravo, ma temerario e testardo. Quando arrivai tardi dalla Francia, la notte in cui moristi, aspettando fino all'ultimo il mio abbraccio. Quanti baleni di vita non espressi, per pudicizia, orgoglio, lontananza. Un giorno, essi saranno, dice Khalil Gibran, poeta profeta, parole di luce nella luce infinita di Dio. Quanto sono stato fortunato, penso. Ma oggi, 19 marzo, festa dedicata a San Giuseppe e a tutti i papà, chiedo, e per chi non ha potuto esserlo, ucciso dai fratelli Caini in tante parti del mondo, da sempre? E per chi non ha voluto essere padre, per fede, filosofia, malattia, cromosomi? Ma anche i sentimenti, rimpianto, rassegnazione, consapevolezza, colpa, paura, non diverranno nell'ultimo alito di vita, magari soli nella rassegnata agonia, o nel dolore, o persino nella bestemmia, nella misericordia infinita, note armoniose nel concerto del Creatore di tutti. Esorto i giovani, gridatelo ai vostri, quanto bene ti voglio papà! Ora, avviandomi verso l'uscita, io lo ripeto forte, forte del vostro eco. A presto, papà, tuo figlio Ennio Di Francesco.